se la cordone cellulare, non lo sappiamo, viene innescata, cioè deve partire, devono partire gli RNA messaggeri che devono andare a costituire gli enzimi, le proteine che danno il comando alla cellula di suicidarsi, di morire. E per questo ci vuole un tempo, in questo caso, troppo decisivo. Tant'è che l'amico della Duke University, David Warner, con questo logo, diceva, siamo tornati un'altra volta a parlare di un programma come era un protettore, l'altra volta parliamo di fantasia, perché il lavoro che ho fatto vedere precedentemente dimostra che è soltanto un momento transitorio, nulla più. Molto interessante tra gli inalatori che hanno potenzialmente capacità invece anestetiche e che ha la favorevole opportunità di essere neuroprotettivo sia pre che post e sugli schemi è l'oxen, l'asnobium, purtroppo pochissimo utilizzabile allo stato di oggi per i costi, per la pressione dei sistemi specifici, che però ha una grossa potenza sulla stabilizzazione dei recettori MMDA, che vi ricordo sono quelli che provocano l'entrata del calcio e la distruzione cellulare. Andiamo a vedere un paio di lavori, questo è un lavoro molto bello che scelgo per voi. Vedete come sulla stessa situazione, sullo stesso istrutto ischemico, sono stati abbinati xenon e ipotermia. E quindi in un certo senso si sbalzano una palla per Alfredo, perché sono stati fatti quattro bracci di studi, uno solo con xenon, uno solo con ipotermia, uno con altri due bracci con xenon e ipotermia insieme. E come potete vedere, dopo insulto ischemico, la xenon con ipotermia riducono nettamente la mortalità cellulare. Quindi questo potrebbe essere una possibilità, perché stiamo parlando soltanto di possibilità, niente è ancora possibile mettere in pratica di questi sistemi di neuroprotezione. Sempre sullo xenon, il GFOS è un marker del danno neuronale. Nei due campioni, nelle cavie, sono stati somministrati degli agonisti delle miele citotossiche, quindi si è provocata l'attività citotossica neuronale, e in quest'area è stata data la stessa dose, cioè di stimolatori citotossici, con gas xenon e semisoluto. Vedete benissimo, qui a destra, la degenerazione valvolare del cervello delle cavie, senza xenon e con lo xenon, è nettamente ridotto il danno. Vediamo adesso che ci sono anche degli agenti endovenosi che hanno sempre l'effetto iperpolarizzante gabaetico. Prima fra tutti i barbiturici. I barbiturici li abbiamo usati per decenni, convinti che dessero una neuroprotezione perché riducevano la CMR2, cioè il consumo metabolico di base dell'ossigeno. Eravamo convintissimi. Però ecco, il discorso che facevamo prima con Nicola, quando si è arrivati a fare un studio serio per randomizzare, si è visto che l'attività neuroprotettiva sembra non esistere da un punto di vista. Quindi anche in questo caso molto più interessante da un punto di vista neuroprotettivo sembra essere il proprio. Il proprio, ma non già anche in questo caso con il suo aspetto riducente il consumo metabolico di ossigeno nel cervello, ma quanto per la sua nota oramai attività antiossidante. Fra le varie catene che vengono, tra i vari meccanismi che vengono attivati al momento del danno schermico cellulare, c'è il rilascio di radicali liberi dell'ossigeno. Il propofol sembra avere un effetto antiradicalico. Lo vedete in queste immagini? Vedete questi due, il DX e il D53, sono due segnalanti, due tozzini segnalanti danno necrotico cellulare, e in questi schemi, nelle aree più grigie, vedete la riduzione statisticamente significativa nelle cavie trattate preventivamente o immediatamente dopo i danni di schermo con propofol. Molto interessante, lo dico con un certo orgoglio, molto bello, questo lavoro di un gruppo italiano che ha usato altissime concentrazioni di propofol, 100 mg per chilo, cosa esagerata fuori dalla nostra portata, sappiamo benissimo quello che utilizziamo in cavie, che ha provocato anche in questo caso ischemia cerebrale, però con le cattura della
e si è visto che sussiste una riduzione del 30% della carta attuale quando il propofol non solo viene acquestosato, non solo viene somministrato immediatamente dopo danni esterni, ma anche a distanza di 30 anni. Questa è una cosa molto interessante perché ci lascia con una finestra terapeutica, che per noi terapeutico è molto interessante. Scusami, l'inizio. Ecco, basta guardare l'esame autonomico e guardate la differenza tra la lesione nel topino palpato con 100 mg di propofol rispetto a diciamo un esfero completamente bianco che portato dovrebbe ricevere soltanto il B. Adesso cominciamo a cercare, questi sono quelli che già conosciamo, vediamo come alcuni degli esempi di ricerca specifica su alcuni dei punti di quelle catene degenerative innescate dagli immunotrasferiti. Il transfer protein è un antagonista dei receptori NMDA, è proprio un antagonista specifico chimicamente creato. In questo caso purtroppo non ha dato risultati interessanti. Si è provato allora con il dexametasone, con lo stesso effetto,